Bella bella ragazzi, Construction Simulator, Construction Simulator 3. Ragazzi, ci prepariamo al nuovo Construction Simulator senza numeri. Senza numeri. Ho già preso e lo porteremo a settembre. Il live è 4 giocatori, quindi è una cosa fighissima. Allora, io adesso dobbiamo andare. Allora, aspetta che è sempre un casino sto gioco da capire. Spero che l'altro sia più ogni volta che vai e ti dà la mappa deve ricaricare. Non puoi scavare qui. Ma chi te l'aveva detto che volevo scavare? Attrezzi, apri la mappa, qui trovi gli strumenti, il tuo profilo, linea di credito, impostazioni, ok, sì, va benissimo tutto. Siamo anche allora, la smappina. Il problema è che io, allora, il camion è qua. No. Mi sa che devo andare lì, eh? Dai, andiamo lì. Allora, devo arrivare in fondo alla strada. Cacchio! No! $160! Rosso. Ecco qua. Verde. Oh, bello! Sono un camion, eh? Ah, forse è così, ecco. Rosso. Secondo me sì, dobbiamo proprio andare in fondo alla strada. Vai. Questo è il botte, oh. Queste botte, oh. Che sono queste botte? Perché mi sta dicendo... Ok, qua è buona. Boom.
lasciamo andare. Boh. Che legnate. Ok, capo da ghiaia. Torna elettromarcia nell'area indicata. Ok, allora. Ok, grande drums. Allora, alziamo il cassone. Incarico completato. Ok. Ok. Sotto il silo sghiaia. Un po' di ghiaietta, ci serve per fare il sottofondo ghiaietta. Riempi. Quanta ne mette? Dai, ma non puoi metterne così tanta, sei un pazzo. Sono bello carico, raga, eh. Poi sto pazzo mi ha messo il ghiaiotto un po' troppo, eh. Non ho il carrello così grosso io. Ok, vediamo un attimo il cantiere. Il cantiere è qua. No, dov'è il cantiere? Allora, si fa un po' fatichina. Allora, luoghi. E mezzi. Facciamo luoghi e lavori. Allora, deve essere lì. È sempre... Siamo ancora nella fase tutorial, ragazzi. Dura 76 anni. Puoi farlo. Allora. Cazzarola! Ma scusami. Ho brancato dentro la macchina. Stai attento che c'è il semaforo qua. Anche attento alle macchine. Porca rosso. Secondo autista. E vai. Voglio sempre scaricare la roba in giro, eh. Dai, rosso. Giallo, verde! C'è anche un altro... Urca! Stavo prendendo... questo... semaforo rosso!
Via. Ah, se c'è questa, la grafica è bella. Sì, è un po' cartonosa e un po' gnè. Però se già questa è bella, figuratevi. Porca loca, sono già 200.000 che mi stanno pippando fuori. Oh, sta velocità mi ha un po' scassato. Ah, abbiamo dovuto cambiare il tubozzo. Vabbè, 14.000 non è male per fare un viaggio di... Scarica la gara, mentre scarichi, avanza lentamente e sparge in modo uniforme. Se occorre, usa la pala della scavatrice per livellare. Ok. Ok. Allora, che sta sporcando tutto. Fatte completate, 2000. Ora la chiave adesso è compatta. Mi fanno un compattatore al concessionario. Oh. Entra nel concessionario. Assolutamente sì. Come facciamo? Entra. Noleggia un compattatore. Noleggiamo un compattatore. Pala compatta. Ma che penso io? Il compattatore è questo? È un rullo? Qual è il compattatore? Compattatore. Compattatore. Affitto. Ah! 300? Un compattatore. Allora, c'è della Bomag, della Cat o della Ham? Vediamo quale ci piace di più. Voglio prendere questo qua della Bomag. Il noleggio di questa macchina, rullo compattatore, determina il costo al minuto per tutta la durata del noleggio. Poi il sito di questa macchina quando desideri, altrimenti dovrai pagare una tariffa mensile massimo di 18.000. Poi voglio noleggiare questo veicolo. Sì. Ok. 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 Non dirmi che ce l'ho. Porta il seguente mezzo a posizione destinata. Sì, perché se no te la devi fare tutta strada a Angie Bazzacchiù. Premi menu contestuale, rullo compattatore. Ok, okay.
Bisogna fare un po' così. Un po' grosso per l'aria. Sono trovato un po' un casino, eh? Ok, però l'abbiamo fatto. Diciamo che abbiamo fatto un casino, ma l'abbiamo fatto. E cosa devo fare adesso? No, cosa devo fare adesso? Spegni il compattatore. Ok. Evidenziata, restituisci, sì, assolutamente sì. Era quella giusta, amico? No, non dirmi che non ho sbagliato. Dai, su, spegni il compattatore, premi la presa per veicolo e silenzio veicolo evidenziata. Caspita, non dirmi che devo andare a comprare ancora il compattatore. Vediamo sta icona. Non spegni il compattatore, premi il quadrato per aprire il menu con te e seleziona l'icona evidenziata. Allora, riposiziona al mezzo, info, ok, luci, vai avanti, ti prego, gioco, perché se non mi fai andare avanti. Dai, che barba. Chiamiamo la vita, ripari, chiudi. Posizione attiva. Allora, il discorso allora è un po' strano, che si capisce ben poco quanto riguarda la parte di fare le cose, eh? Vedi, tipo questo qua. Allora, non ha finito l'incarico, come faccio io ad andare là sopra? Ah. Porca. No. Cacchiarola. Allora c'era un tasto
per farmelo andare in sede. Sì. Ok. Compattiamola perché ho fatto qualcosa. Ah, ma non puoi andare direttamente. Sì, dai. Sinceramente, non me lo fa saltare, devo guidare da lì a là, non mi passa più. Allora, ragazzi, purtroppo questi mezzi sono un po' così, eh. A livello di visuale, anche di mezzi, come usarli è buono, è un po' un farming simulator. Anche se secondo me adesso il farming simulator non lo batte nessuno, proprio ho una comodità di usare i tasti incredibile. Ah, ho brancato dentro il capannone col culone di questa roba qua. Cacchio, non credevo che era così vicino. Ma come entra nel concessionario? Ma entra nel concessionario a fare che cosa? Ma è inchiodatissimo sto robo, dai! Che concessionario a far che cosa? No, cacchio! Quanti soldi sto facendo? Ma no! Ma l'ho già fatto! Ah, perché avevo sbagliato il compattatore. Ah, ecco perché, raga. Mamma mia, quanti soldi! H11 c'era anche scritto, Marco! H11, Ham H11 c'era anche scritto, Marco! E rifamo all'infinito di notte! C'era anche scritto Ham H11. Ragazzi, non vanno nulla.
Dopo qualche tempo, ok, così dovrebbe andare, non ci serve più il compattatore, può restituire il veicolo. Oh. Ho speso 1 miliardo per sta roba. Tieni sempre d'occhio quanto guadagni e quanto spendi. Vabbè, vedi un po' te. La distrazione. Camion! Bello sto mano, mi piace. Qualsiasi mezzo, quindi importa il cane. Tutto storto. Ora ho fatto pette, il capannone fantasma, bisogna riempirlo. Ci sono alcuni vecchi materiali che potranno ancora utilizzarsi sparsi in giro sul pavimento. Ok, avrò bisogno di mezzo con il pianale. Non per forza. Ogni proprietà dell'impresa ha un muletto per trasportare materiali. Fantastico, lo provo subito. Ok, quindi... Schiaccia X, mi ha detto. Ah, proprio bisogna tenere premuto. Adesso l'ho spostato il camion. Vabbè. Bello della stile. Cos'è che devo prendere, amico mio? Ah, vediamo se è come... Se è come quello di farming. Ah, trasporti bancari. Il nuovo Capanons. Ah, devo schiacciare il gancio. Ok. Ma per la rottura? Dentro e fuori bisognava usare un altro tasto, sinceramente. Però si guida bene.
Ok. Quei bancali lì, quella smerdazza che c'hai di fianco, lasciamo tutto lì. Ah. Questa per tutta la merce che bisogna direttamente tramite costruzione di magazzino. Tutti i tre banca, premi triangolo per aprire visuale costruzione. Selezione di pelle, tappi. Allora, triangolo. Apri menu contestuale dei pellet con quadrato. Quadrato. Credo. Ok. Riponi, andava bene. Dov'è l'altro bancale? Me l'ha sbattucchiato. Calocca, ha fatto un casino. Riposizioniamolo perché è un disastro. Beh, dai, almeno abbiamo realizzato un po' di profitto. Allora. Ricominciamola perché ci è andato qualcosa male. Non c'è nessuna icona evidenziata. È un po', sì, un po' incasinotta, eh. Non era evidenziata. Esatto.
Ok, era questa, credo. Spero, eh. Sì, non voglio dirti, ci gestire i mezzi. La mia espansione, ma non è questo, non c'è l'icona selezionata. Allora, la parte del... tieni premuto X. Oh, still. Porta segmento mezzo nella distribuzione. Ok, ma forse mi fa ripartire tutto. Mamma mia, ha un po' di problemi. Ok, sì, ma che incarico è? Ok, dai, lo fa, rifà. Perfetto, bisogna capire che cosa. Sono un maestro mulettista. Ok, carico completato. Bene, adesso ce n'è un altro ribaltato con il muletto. Puoi stoccare tutta la merce del depot direttamente tramite la visuale da costruzione. Immagazzina tutti e tre i pellet. Premi triangolo per aprire la visuale con te. L1 seleziona i pellet. Apri il menu contestuale del pellet con quadrato. Ok, allora triangolo. Ok. Sì, sto aggiustando. Riponi. Ok, per quale motivo se faccio riponi non va? L'ho fatto io. Cestolina? Dai, sei inchiodato. Mamma mia, vedi quando fanno così. Ma salta sto incarico, no? Ma è solo riporre un coso. No, saltala.
Grazie a tutti coloro che sono sostenuto. Beh, insomma, avete fatto un po' il lavoro così, eh? Dove è andata? Riponi. Dove me l'ha riposto? Cos'è che ce l'ha? Che lampeggia. Non è che me l'ha messo qua. No. Cos'è questa roba? No, aspetta un attimo. È quello, medaglia. Medaglia di che? Non posso. Da aereo, nel cavolo. Non posso. I magazzini tutti i. Ma porca loca. E rifamolo. Imposta punto di passaggio. Ok. Sì, ha dei problemi, eh. Ok, da qua bisogna andare di là, la 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 la. Quello si è ribaltato.
Ok. Adesso bisogna capire che cosa fare. Apri il menu contestuale dei pellet con... Mariponi de che... questa è una cosa che... Io l'ho fatto, ragazzi. Ma non si capisce. Dov'è stu bancale di mattoni? Me l'hanno fatto sparire, raga. Boh. Non riesco andare avanti. Cioè, ci siamo bloccati su un bancale di mattoni. Possiamo dire che è un casino? Che secondo me è buggata? Si può dire? Si può dire che me la sto facendo tutta in retromarcia? Io, amici miei, non... Il magazzino, l'ultimo bancale, dov'è? Dov'è? Non c'è l'ultimo bancale. Sì, è questo, ok. Quindi dove devo metterlo? Ok, dove lo devo mettere? Secondo me ho sbagliato ancora. Però
per quello che a volte questi giochi si fanno una fatica a comprare. E non ce l'abbiamo il gancio? Hai rotto perché non hai non si non va avanti. Ok, controlla appalti, tutorial di speciali. Oh, trasporto di pietre, giardinaggio, un albero caduto, e con cosa serve? Non c'è scritto cosa serve. Come ferma la macchina? Ma porca miseria, ma sei serio? C'era la macchina che andava avanti? No. Ok. Va bene, dai, con la prossima, con cos'è che devo andare? Con il prossimo video di questo gioco andiamo avanti con Construction Simulator 3, in attesa del Construction Simulator senza numeri per PS5. Ciao a tutti ragazzi, mi raccomando di seguire il mio canale di YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e Twitch, le live mitiche su Twitter e i video e il canale qua su YouTube che metto un sacco di roba interessante. Ciao amici, mi raccomando, iscrivetevi, commentate e giochiamo insieme, divertiamoci. Ciao, 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 ciao. Alla prossima, mitici!